Posso dire che effettivamente nel 2017, quando avevo scoperto da appena una settimana di aspettare Beatrice, ero particolarmente emozionata e titubante su quel palco, perché il nostro cervello poi si proietta su cose strane, paure nostre femminili, così, e alla fine mi sono un po' deconcentrata sulla musica. E invece no, quest'anno ho proprio voglia di godermelo, un po' come ho fatto con il primo Sanremo, col Mare Immenso, che è quello che ad oggi ricordo ancora con grande orgoglio, se così posso dire. Da Roma a Bangkok fino alla vostra Isla del Cuore, torna a Sanremo ed oggi è insieme a noi Giusy Ferreri. Ciao, che piacere essere qui, sono molto felice. Ciao, anch'io sono molto contenta che tu sia qui. Torni per la quarta volta a Sanremo con Miele, che è una parentesi musicale dal sapore retro. Come l'hai descritta tu. È un brano un po' pungente ma romantico. Sì. E che cosa ti ha spinto a tornare di nuovo sul palco dell'Ariston? Allora, sono molto motivata ad andare sul palco dell'Ariston appunto perché finalmente dopo 5 anni esco con un nuovo progetto, per cui il nuovo album cortometraggi che uscirà il 18 di febbraio. E per cui diciamo che è l'occasione buona per poter arrivare su questo bel palco prestigioso, iniziare a far sentire del nuovo materiale, per cui abbiamo già anticipato con un singolo Oasis di una volta, ed era anche per dare un sapore differente, e appunto perché l'album si intitola Cortometraggi, di dare un po' queste piccole varie scenette che si muovono attorno alla musica con dei sapori e ambientazioni completamente differenti. Infatti Miele è quella che io definisco un po' la chicca di questo album cortometraggi. Nasce anche da una bellissima collaborazione, appunto hai citato prima alcune canzoni e gli autori sono Takagi e Ketra. Siamo stati molto vicini in questi ultimi anni e con Miele si voleva consolidare una nuova partenza, diciamo, provare un esperimento nuovo su un brano con delle sonorità appunto meno estive, però insomma più romantico e nostalgico, sì. Hai detto appunto che tra poco uscirai con Cortometraggi, che è il tuo nuovo album, e sono dei brani che è come se fossero dei piccoli film che ti raccontano, che raccontano un po' questo viaggio che è la tua vita. E quali sono le tematiche di questi film? Questo era un progetto che tu avevi già in mente o che alla fine, dopo che hai scritto tutti i brani, hai detto lo chiamo Cortometraggi? No, allora era una cosa che avevo in mente da tempo e poi in realtà diciamo che per mia volontà sarei uscita anche 2 anni fa con questo nuovo progetto, però insomma il periodo, la pandemia, tutte queste cose mi hanno portato a riflettere, a pensare che non sarebbe stato comunque il momento giusto da sfruttare. Allora sì, Cortometraggi ha diversi brani appunto che contengono messaggi totalmente differenti tra loro. Ho già svelato una tracklist per cui si possono già intuire un po' le tematiche. C'è un bellissimo brano che ha scritto per me Marco Masini, l'ha firmato lui per me, si intitola Il diritto di essere felice, che devo dire che è davvero molto, molto intenso e molto bello. C'è una traccia al quale sono affezionata in particolar modo, si intitola Federico Fellini, e non a caso appunto l'album Cortometraggi voleva avere comunque un sapore cinematografico, ecco. Ed era una cosa che stavo meditando da un po' di tempo, perché quando ho deciso di lavorare esattamente a un album così, ho pensato inizialmente proprio a quella che è la struttura, la scaletta dei miei live e a come fosse movimentata e varia nei vari generi e stili, pur mantenendo la chiave pop, però a volte con delle atmosfere più rock, a volte punk, a volte da hit estive, oppure di brani anche più introspettivi. E allora di conseguenza ho detto voglio fare un album dove ci siano tutte queste facce e che si riescano comunque
a stare bene tra di loro in sequenza per dare comunque una bella varietà. Tu con Takagi e Ketra sei andata un po' in giro per il mondo a girare i videoclip, perché con Jumbo sei andata in Sudafrica, con Shimmy Shimmy sei andata in Tunisia. E dove ti ha portato Miele? Beh, Miele, a differenza delle altre, appunto per il periodo della pandemia, c'era, diciamo, l'occasione di poter andare a Parigi, anche perché Miele effettivamente un po' ricorda le atmosfere parigine. Però sinceramente ho preferito evitare. Per quanto riguarda il viaggiare, aspettiamo dei momenti migliori, così siamo prudenti, dai. Senti, ma ci racconti qualche aneddoto con loro due? Non so, qualche fissazione, piuttosto che quando viaggiano, come sono? Ah beh sì, c'è da ridere, io mi diverto molto. Infatti guarda, non è un caso che poi alla fine io abbia scelto di portare un brano anche che porta la loro firma, perché effettivamente ormai siamo come fratelli e sorella, un po' ci sentiamo come i Giancattivi dei film di anni fa, che facciamo un bel trio. E sì, esplodono un po' le nostre personalità, perché io sono quella sempre un po' divertita, poi insomma vedi, conosci le ansie, le paure degli altri. Beh, posso dire che quando siamo andati a fare il video di Jumbo, a un certo punto abbiamo dovuto prendere uno di quegli aeroplanini interni che veramente faceva un po' paura, perché aveva anche la parte crepata del vetro, cioè veramente avevamo un'ansia. E sì, avevo fatto dei video per vedere, sentire i commenti anche dei ragazzi. E loro avevano paura? Sì. Cioè, Fabio di più, Ketra. Sì, però vabbè, alla fine insomma eravamo un po' tutti in tensione in quell'occasione, però quello che faceva un po' più ridere era lui. Allora Giusy, facciamo un gioco adesso, che è il gioco dei meme. Tu sei una tra le regine delle hit estive, ma noi sappiamo benissimo che non sei solo questo, sei molto di più. Ma cosa rispondi a quelli che ti dicono che sei solo la regina delle hit estive? E rispondici con un meme. Okay. Vai, questi sono allora, tutti i meme che hanno fatto la storia di Sanremo, Mi viene da dire che appunto non hanno ascoltato il resto del mio materiale, vuol dire che non interesso, per cui anche a me non interessa. Okay. Mi piace questa faccia di Malgioglio, con gli occhiali, okay, che proprio espressamente vuol dire non me ne frega un... Ok, non te ne frega niente, un po' altezzoso, diciamo. Questo no, è tuo... anche consapevole, perché appunto sì, nei miei brani, nei miei album c'è tanto materiale, anche brani introspettivi, anche più cupi, anche certo, più malinconici, più roccheggianti, più... Evidentemente il pubblico ha selezionato, per suo gradimento ha scelto quelle hit estive che effettivamente sono molto, molto originali. Molto originali, devo dire, non perché ci ho messo io la voce, le hanno realizzate Takagi e Ketra, per cui io ringrazio loro e devo dire che sono molto forti loro a realizzare delle hit estive. Evidentemente il pubblico ha gradito di più quelle, sono quelle che sono diventate maggiormente popolari. Ma anche la tua voce è molto forte, voglio dire. Grazie. Cioè non è... È merito di tutti, merito di tutti. Senti, adesso invece abbiamo questi oracoli di Sanremo. Pesca una carta e io ti dirò il significato del tuo oracolo. Vai, sentiti libera. Vediamo un po'. Chi mi ha pescato? Max Pezzali. Allora, Max vediamo, Pezzali. Max Pezzali. In versione verde fluo. Grande. Allora, il secondo tempo di una partita può essere fondamentale, lo sa bene Max Pezzali, e adesso lo sai anche tu grazie al tuo oracolo per Sanremo 2022. Che bello, mi piace perché comunque mi ispira tanta positività, gioia, perché Max Pezzali comunque ha questo tipo di energia. E questa frase mi ha fatto riflettere un po' come quando andavo a scuola, che io... Era un disastro il primo trimestre e poi mi rifacevo al secondo trimestre. Iniziavo a studiare e a comportarmi anche bene. Invece e poi uscivi primo... alla grande. E poi recuperavo, sì, certo. Mi salvavo proprio. Mi salvavi. In estremis. Allora, questo è il tuo santino di Sanremo. Fantastico. Che ti lasciamo, ed è Max Pezzali, il secondo tempo, quindi hai detto che ti ricorda un po' te, quindi visto giusto giusto. Fantastico, mi ci rivedo. Senti, io ti ringrazio davvero tanto di essere stata qui con noi, ti faccio un in bocca al lupo per tutto e per il tuo nuovo album, per tutto, anche per la Viva tua vita privata, insomma. Grazie. Per tutto quanto. Grazie. Grazie davvero. Grazie a voi per il tempo dedicato e la bella intervista. A te. Grazie. E noi ci vediamo alla prossima puntata e buon festival a tutti.